Ok, ciao amici, sono sempre io. Siccome sono ho dei problemi mentali, mi sono dimenticata nello scorso video delle letture di parlarvi di due letture che ho fatto in digitale e siccome l'altra volta ho preso soltanto i libri cartacei e mi sono scordata, ne parliamo qua, così non ci pensiamo più. Stupida Eleonora, stupida. Parliamo prima appunto di queste due letture che ho fatto a gennaio in digitale e di cui non vi ho parlato nello scorso video e di cui vi metterò appunto le immaginette come al solito davanti alla mia faccia perché non ho i cartacei. Allora, il primo è Due cuori a zonzo di Aurora Stella. Aurora Stella è un'autrice che sto seguendo molto perché sto partecipando ad un club del libro che ha lei come protagonista, per cui ogni mese leggiamo un suo libro. E lo recensiamo. Al momento io ho letto soltanto quello di gennaio, infatti a febbraio e neanche a marzo riuscirò a partecipare, ma poi da aprile parteciperò di nuovo. E questo primo libro che ho letto in realtà è un racconto perché è molto breve ed è una storia d'amore. Una storia d'amore, ma raccontata dal punto di vista degli animali che ruotano attorno ai, diciamo, ai protagonisti, no? Della storia d'amore. Quindi si parla principalmente di due gatti e un cane, e ci sono anche delle altre così apparizioni di altri punti di vista animali ed è davvero molto carino, molto divertente, super fresco e originale. Lo stile di Aurora Stella mi è piaciuto e mi ha molto intrattenuta, per cui ve lo consiglio. È una cosa veloce, si legge veramente in pochi minuti, però lascia davvero tanta allegria e anche un po' di speranza nel genere umano, se ve lo posso dire, quindi ve lo consiglio. Passando velocemente alla seconda lettura che ho fatto a gennaio in digitale, parliamo di Un cuore tuo malgrado. Perché lo dico così, con questa faccia, Un cuore tuo malgrado? Perché questo libro di Piero Sorrentino, anzi Piero Sorrentino, mi ha fatto davvero soffrire tanto. Però, per quanto sia un controsenso, in maniera positiva, ovvero il libro di Sorrentino è dolorosissimo, è veramente doloroso. Però è particolarmente autentico, è particolarmente profondo e io credo che non me lo scorderò mai più perché è la storia di una donna che ovviamente non volontariamente causa un incidente in cui resterà vittima una persona. Per cui la protagonista della storia vivrà costantemente con il rimorso di quanto accaduto e soprattutto la famiglia della persona che non c'è più vivrà tutta la vita con questo dolore, con questo peso, no? E non vi dico altro, non per qualcosa, vi posso dire semplicemente, vi posso dare dei dati tecnici, ma sulla storia non vi voglio dire nient'altro perché credo che un libro così vada letto, interiorizzato, digerito e poi il lettore credo che possa scegliere se portarselo dentro con sé per sempre oppure no. È dura che riusciate a non portarvelo dietro, ve lo dico. Però ecco, vi posso raccontare che lo stile di Sorrentino è molto asciutto, molto diretto, mi è piaciuto tantissimo, anche perché con una storia di questo calibro è inutile utilizzare uno stile di scrittura pomposo, non c'entrerebbe proprio nulla. Per cui io ho apprezzato la cifra di Sorrentino particolarmente, l'ho trovata molto adatta e mi ha permesso veramente di concentrarmi su altri aspetti, appunto l'empatia principalmente nei confronti dei personaggi, che non sono neanche caratterizzati più di tanto. Sì, sappiamo qualche cosa su di loro, ma il libro è molto breve e non sta a perdersi in varie descrizioni, in varie cose che poi non servono ai fini del tutto. L'accadimento è quello, ci si concentra lì e io trovo che sia un romanzo veramente riuscito. Vi consiglio sul serio di recuperarlo perché è stupendo. Non l'ho ancora preso in cartaceo, ma lo farò perché è uno di quelli che voglio e uno di quelli che voglio regalare anche. Terzo libro, che stavolta però ho iniziato a gennaio e finito a febbraio, è stato un po' strano, libri iniziati a metà, finiti, boh, cose strane. Si tratta, scusate, si tratta di Mia nonna saluta e chiede scusa di Friedrich Backman, che vi lascio ancora una volta, di cui vi lascio ancora una volta l'immagine perché l'ho prestato a mio papà
e quindi lo sta leggendo lui. Bachmann è un autore di cui già ne avete sentito parlare perché è uno dei libri più belli del 2018, è una sua opera. E anche in questo caso, come quando ho letto La Città degli Orsi, quindi il libro di cui vi ho parlato l'altra volta, vi lascio qua anche il video dei best del 2018. Anche questa volta ho fatto una lettura condivisa con Greta di Pandas Invasion, di cui vi lascio il canale anche sempre qua nell'info box, ma se conoscete me, 90 su 100 conoscete anche Greta. E, come l'altra volta abbiamo sofferto molto. Perché Bachmann scrive delle cose che non sono evidentemente tristi e che non causano evidentemente sofferenza, anche perché uno non è esattamente masochista, no? Il fatto è che parla di vita, parla di esperienze magari un po' dolorose, no? Alle volte traumatiche, alle volte meno, però comunque che segnano la vita e quindi è impossibile non empatizzare. Nel caso specifico. Si parla di una bimba, perché alla fine ha 7 anni, quasi 8, se non sbaglio, e che perde la nonna, che era la persona della sua vita. La nonna era tutto per la bambina. Per cui, nel momento, era un supereroe, ecco. E nel momento in cui la nonna viene a mancare, la ragazzina, non sa più dove sbattere la testa, ovviamente, anche perché la madre è tutta concentrata, perché sta aspettando un altro figlio da un uomo che non è il suo papà, e quindi non c'è tempo, no, per occuparsi di lei. E insomma, tutto questo già è toccante di per sé. In più, il modo e gli espedienti e le metafore che ha trovato Bachmann per sviluppare la storia sono vincenti in ogni senso. Ora, io non vi voglio dare i dettagli perché sapete che non ci tengo a rovinare la lettura, ma soprattutto è difficile capire che cosa si può dire senza rovinare la lettura a qualcun altro. Il concetto di questo libro è che la bambina vivrà delle avventure pazzesche, palesemente fantasy, cioè non delle avventure, scusate, che possono capitare ad ognuno di noi, e fino alla fine del libro. Nel lettore resta un dubbio. Questo dubbio gli resta anche dopo averlo finito il libro. E questa è la grande arte di Bachmann, secondo me. La bambina troverà sul suo percorso delle altre figure che le saranno vicine e che non dico che andranno a sostituire la nonna perché questo è impensabile, però cercheranno di sopperire questa mancanza e insomma, succederà di tutto. Mia nonna salute chiede scusa è il titolo per cui. Il concetto è, cioè il filo della trama è la bambina con questi altri personaggi andrà di porta in porta a consegnare delle lettere lasciate dalla nonna in cui chiede scusa a determinate persone, barra cose, barra boh, personaggi, ecco. E quindi attraverso anche queste lettere, attraverso il conoscere delle persone che lei magari non aveva mai visto fino a quel momento, le farà scoprire anche tante cose della nonna che non sapeva, delle cose su sua mamma, insomma. È proprio un viaggio introspettivo, ma fatto da una bambina di 7 anni, per cui se già è doloroso per noi adulti fare viaggi introspettivi e scoprire tante cose di noi e del nostro passato e magari della gente che ci sta intorno, immaginatevi accompagnare una bambina durante un viaggio del genere, ecco. Bellissimo, Bachmann genio, per cui quanto prima voglio leggere un altro libro suo. Arriviamo invece adesso, sto parlando veloce perché non voglio fare i soliti papiri di video. Arriviamo adesso ai due libri che ho letto e che ho qui fisicamente, che ora vi mostro. Un altro come Bachmann lo stavo già leggendo a gennaio e l'ho terminato, per la maggior parte l'ho letto a febbraio, e si tratta del Clan dei Cari Estinti di Carlo De Fenu, che è un autore che ho trovato, nel senso il suo libro e anche il seguito di questa saga ho acquistato in quell'occasione. L'ho trovato a Tempo di Libri dell'anno scorso, allo stand di Watson Edizioni. Ci sono andata perché conoscevo un'altra persona, insomma Antonio Schiena, sicuramente sapete chi è nel caso in cui non fosse così, è il creatore della pagina Facebook Antipatia Gratuita, ve la linko qui sotto, e lui è un bravissimo autore, per cui sono andata a prendere i suoi libri. Ho trovato anche questi di De Fenu. E li ho acquistati proprio di pancia perché ho visto queste illustrazioni, ho letto un pochino la trama e mi sono innamorata. La trama è la seguente. Corrado, il protagonista di questo libro, purtroppo verrà a mancare la notte di Halloween, quindi tra il 31 ottobre e il 1 di novembre. Lui però non sapeva che a chi tocca questa sorte, questo triste destino, succede qualcosa di strano.
ovvero non trapassa definitivamente. Sì, muore, ma diventa un caro estinto e quindi entra a far parte del clan di quelli che si sono morti, ma non del tutto. Ovvero continuano a sentire, non so, i sapori, gli odori, i profumi, il fumo, la voglia di fumare, queste cose qua. E soprattutto si portano dietro perennemente ciò che li ha uccisi, ovvero, esempio pratico di Corrado, Corrado batte la testa qui dietro e quindi lui avrà per sempre la sua ferita aperta e sanguinante. E quindi si sentirà dolore. Non sempre, per fortuna, però ecco, questa cosa gli ricorderà costantemente quello che gli è successo. Queste sono le caratteristiche di un caro estinto. Un caro estinto, però, che viene accolto nel clan, ha anche la possibilità, grazie ad un personaggio molto importante, che si chiama Eleanor, tra l'altro, all'interno del libro, avrà la possibilità di utilizzare una tale pietra per far tornare o se stessi o qualcun altro nel mondo reale, far risorgere, ecco, resuscitare qualcuno. Ovviamente tale potenzialità vuole essere utilizzata a scopi esattamente non benefici, non esattamente benefici, per cui subentrerà quello che è il nemico di questa storia e cercherà di utilizzare la pietra in maniere non troppo carine. La cosa molto peculiare di questo libro, oltre al fatto che è un ragazzino a morire, non è bello, ma è così, alla fine tu tutta la storia te la vivi con Corrado che è morto, e se ci pensi dici, ok, mi pare che abbia 11 anni, 11 o 13 se non sbaglio, e che anche suo papà è morto, però non è un caro estinto, per cui Corrado andrà al cimitero a cercarlo e lo troverà come fantasma. Quindi c'è anche questo, come dire, questo evento che farà scaturire una grossa crescita, una grossa maturità in Corrado, no? E quindi ci sono anche dei messaggi non troppo espliciti, ecco, come si chiamano, subliminali, no? Delle sorte di, non mi viene il termine, morali molto profonde, secondo me, che mi sono piaciute tanto. Devo essere del tutto sincera. Secondo me The Fenu l'ha tirata un po' lunga, per quello che è il contenuto della storia, l'avrei un po' abbreviata, se posso essere proprio sincera. Perché sì, perché in alcuni momenti mi sono persa, perché venivano raccontate delle cose fini a se stesse, e quindi ogni tanto mi dicevo, ah ok, aspetta, cosa è successo, dove eravamo? E questa è l'unica cosa che io posso dire di questo libro. Detto ciò, per il 75% è assolutamente avvincente e i personaggi sono molto carini, caratterizzati bene. E in più c'è, non ne trovo manco mezza, ma questo è un classico, come tutti voi sapete, è arricchito il libro con queste illustrazioni stupende che non sono della stessa mano di colui che ha realizzato la copertina, però sono molto belle lo stesso. Avrei preferito una coerenza d'immagine, ma questa è deformazione professionale. E quindi non romperò l'anima più di tanto. Molto, molto, molto carino questo libro. Arriviamo così all'ultima lettura di febbraio e poi la smetto di parlare perché sennò mi si aprono i punti. È un classico, no, non è un classico, non è vero. È un classico della letteratura contemporanea. Non so se si possa dire questa cosa o se sia un controsenso, ma è così. L'ho letto per il gruppo di lettura che ho con Francesca di Libri, Libretti, Libracci, che si chiama I Recuperoni ed è su Facebook. Vi lascio il link qui sotto. Se volete partecipare, cioè, ogni mese leggiamo un libro imperdibile, per cui facciamo un recuperone, nel senso che come hai fatto a non leggere quel libro fino adesso. Ecco, ed è l'esempio di Trilogia della Città di K. Di Agota Christov, credo che lo conoscano veramente tutti. Wow! Non sapevo benissimo che cosa aspettarmi da questo romanzo, se non che tutti l'hanno amato, quindi ho detto, wow, va bene che io sono un bastian contrario, ma qua veramente nessuno, nessuno ne ha mai parlato male che io sappia. Se qualcuno ha trovato qualche video in cui ne parlano male, me lo linki qui sotto, per favore. Ho fatto una foto su Instagram, ho messo una foto su Instagram prima di iniziare a leggerlo e ci sono state persone che saluto e che ringrazio, che hanno commentato la foto dicendomi addirittura che questo è il libro della loro vita e davvero non sapevo che cosa aspettarmi. È un libro incredibile. Sarà da questo momento in avanti anche uno dei libri della mia vita, sicuramente. È suddiviso, come si può ovviamente immaginare dal termine trilogia, in tre parti differenti,
tutte e tre sufficientemente brevi, mi pare che non superino le 50, 150 pagine, scusate, e si sviluppano ovviamente in tre archi temporali differenti. Si parla di due gemelli, come potete vedere in copertina, e nella prima parte sono ragazzini, hanno mi pare una decina d'anni o giù di lì, ecco. Nella seconda parte si ha un focus su uno dei due gemelli, che ha circa 18-20 anni, e nell'ultima parte sono ormai adulti e ci si focalizza sull'altro fratello. Qua non solo non voglio rovinarvi la lettura, ma non voglio rovinarvi neanche i colpi di scena, per cui voglio dirvi davvero pochissimo. Quello che posso svelare è che il primo libro dei tre è sicuramente il più crudo in assoluto, si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale e non ci viene risparmiato nulla. Nulla, i due ragazzini soffrono tantissimo perché vengono mollati dalla nonna. La mamma in città aveva troppa paura a tenerli e quindi li lascia dalla nonna. E la nonna è un personaggio terrificante, nel senso che non si lava, li fa lavorare come dei pazzi e li chiama figli di cagna in continuazione perché non accetta che siano i suoi nipoti, perché lei non aveva rapporti con la figlia. Insomma, personaggio terrificante. Loro lasciati così e durante questo primo libro, durante questa prima parte, loro scriveranno su di un quaderno tutti quelli che sono i risultati dei loro esercizi. I loro esercizi sono quelli che mettono in atto per soffrire il meno possibile nella loro vita. Per cui, la nonna ci picchia, benissimo, adesso ci picchiamo finché non sentiamo più dolore e impariamo a prendere le botte. Ecco, ve l'ho fatta molto spiccia. Da qui, come vi ho detto, nei successivi due libri, nelle successive due parti, ci si focalizzerà più su un punto di vista e più su un altro. Ed è qua che io non posso più dirvi niente, perché sì, perché oltre appunto ad avere tanti colpi di scena, è un libro ad interpretazione personale, quindi non voglio assolutamente dirvi la mia. Fatemi sapere se, visto che è un libro lettissimo, se può interessarvi un video con spoiler su questo libro. In modo che possiamo parlarne tra di noi, che l'abbiamo già letto, ecco, lo segnalo dovunque, e almeno possiamo farci tutti gli spoiler che vogliamo e possiamo anche confrontarci sull'idea di ognuno di noi, ecco, che ognuno di noi ha. E mi piacerebbe tantissimo fare questa cosa, quindi chi l'ha letto, per favore, si faccia vivo, che mi piacerebbe tantissimo parlarne. Bene, è stato non troppo breve, ma sicuramente intenso. Io scusate se parlo in fretta, ma appunto ho scoperto che il dono della sintesi proprio non ce l'ho nemmeno se mi alleno, quindi ho velocizzato la parlata. Spero che si capisse lo stesso e noi ci vediamo al prossimo video, che non so bene quando sarà, ma sicuramente tornerò.